tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Il ministro del lavoro a Fano parla di Job Act, voucher e della fuga di cervelli. Se se ne vanno meglio, dice, non li avremo tra i piedi. Poi chiede scusa. Alla ricerca dei fondi europei, il comune di Fano presenta l'attività svolta e i progetti futuri dell'ufficio Europa. L'Agenzia delle Entrate rimane in via Fanella, firmato oggi un nuovo contratto d'affitto per i prossimi 6 anni. Inaugurato il presepe di San Marco, ogni anno attira migliaia di visitatori. Presentato il programma dei festeggiamenti in piazza per la notte di Capodanno. In seconda serata su Fano TV il concerto dal Vaticano di Claudio Baglioni, Avrai, per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia, il telegiornale sul canale 17 di Fano TV. Oggi il ministro del Lavoro Poletti ha fatto tappa a Fano e ha parlato di Job Act, di voucher e anche, rispondendo alla domanda di un giornalista, della fuga di cervelli all'estero. E a dire il vero ha fatto un'uscita un po' così, un po' infelice se vogliamo. Ha detto, beh, insomma, se 100.000 italiani, giovani italiani, se ne vanno all'estero vuol dire che non li avremo, meglio così, non li avremo tra i piedi. Poi in serata ha chiesto scusa e ha detto mi sono espresso male. Ma andiamo con ordine e vediamo come ha trascorso alcune ore di questa sua giornata fanese con il servizio di Rino Balestra. Ciao. Non ha dubbi il ministro Poletti, e non potrebbe essere altrimenti, sul Job Act, una buona legge che va valutata nel tempo per i risultati che produrrà. Durante l'incontro con la stampa al Pesce Azzurro di Fano, prima di pranzare e di ritorno da Pesaro, dove aveva partecipato ad un convegno sul rapporto scuola-mondo del lavoro, rivolto ai giovani quindi, soggetti privilegiati del Job Day, creati e voluti dal Ministero del Lavoro e dalle politiche sociali nell'ambito delle nuove politiche per il lavoro e come programma giovani per promuovere l'incontro di domanda e offerta. La cosa è molto chiara, nel senso che noi abbiamo bisogno di allargare l'apparato produttivo di questo paese. I posti di lavoro li fanno le aziende che crescono, non ci sono, almeno noi non abbiamo trovato altre ricette. Quindi bisogna fare le politiche per la crescita, tema industria 4.0, l'innovazione, il turismo, insomma tutte le cose che sappiamo per far crescere le opportunità di lavoro e dall'altra parte migliorare gli strumenti che aiutano le persone a trovare lavoro. Dall'altra parte abbiamo discusso di alternanza scuola-lavoro e quindi di giovani che negli ultimi anni delle classi, delle scuole superiori hanno l'opportunità, anzi l'obbligo adesso, di fare da 200 a 400 ore di esperienza dentro l'impresa. Non è mancato un riferimento all'economia derivante dalla pesca, visto anche il luogo in cui il ministro ha fatto tappa. Per noi è uno di quei componenti specifici dell'economia, della gastronomia, del territorio. Io credo che sia un valore, una ricchezza mantenere in essere queste attività, oltre al dato specificamente economico del fatto che pesco n chili o quintali di pesce, ma sono un pezzo del nostro panorama, sono un pezzo della nostra storia, sono un pezzo della nostra cultura. Una stoccata poi in chiusura, il ministro l'ha tirata anche al fenomeno della fuga dei cervelli all'estero e dove l'erba del vicino sembra sempre più verde, una fuga che poi tanto fuga non è, visti i soggetti che vanno via, magari di loro non se ne sentirebbe neanche la mancanza, parere di ministro naturalmente. Quelli che se ne vanno sono sempre i migliori. Se ne vanno 100.000, ce ne sono 60 milioni qui, sarebbe a dire che i 100.000 bravi e intelligenti se ne sono andati e quelli che sono rimasti qui sono tutti pistola. Permettetemi di contestare questa tesi. Io conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo paese non soffrirà moltissimo a non averli più tra i piedi.
E come dicevamo in serata, il ministro ha detto: evidentemente mi sono espresso male e me ne scuso, non mi sono mai sognato di pensare che è un bene per l'Italia il fatto che dei giovani se ne vadano all'estero. Penso semplicemente che non è giusto affermare che a lasciare il nostro paese siano i migliori e che di conseguenza tutti gli altri che rimangono hanno meno competenze e qualità degli altri. Cambiamo argomento adesso invece. Ottenere i finanziamenti europei non è sempre una cosa semplice, per questo è stato istituito anche nel Comune di Fano un ufficio che si chiama Ufficio Europa e che questa mattina ha presentato le attività svolte e le prospettive per il futuro. Intercettare i fondi europei e strutturarsi per una progettualità che potesse far fare a Fano un salto di qualità. Erano questi i presupposti che un anno fa fecero sì che l'amministrazione Seri istituisse l'Ufficio Europa, con due professionalità esterne ma di grande spessore tecnico, Ivan Antoniozzi e Davide Frulla. Con 2 milioni e 700 mila euro di fondi per progetti già finanziati, come il recupero del complesso Sant'Arcangelo per il progetto ITI assieme al comune di Pesaro e 25 mila euro per il Festival del Brodetto e altrettanti per la Blue Tech, la Blue Economy, il biglietto di presentazione di questo nuovo ufficio è sicuramente dei migliori. L'Ufficio Europa, e devo dire oggi presentiamo i primi risultati che sono veramente significativi. Fano ha recuperato un ruolo da protagonista in questo campo. Abbiamo già avuto progetti riconosciuti con finanziamenti importanti di qualche milione e questa è una cosa importantissima. Ne abbiamo presentati tanti altri che sono in fase di esame e sulla quale siamo ottimisti, ovviamente non saranno tutti quelli presi in considerazione, ma saranno diversi. Per ora però dobbiamo accontentarci di salire su treni in corsa o progetti presentati da altri che siano aderenti alle linee programmatiche istituite dall'amministrazione. La cultura e il turismo, l'efficientamento energetico e la mobilità green ed il porto e il mare con la sua economia, per le quali ci sono in fase di valutazione progetti per altri 4 milioni di euro previsti per il 2017. Per essere capofila però di progetti a livello europeo ci vuole un curriculum e affidabilità che dobbiamo acquisire dopo 10 anni di immobilismo. Ora la gestione di questi progetti, perché si faccia e si muova ulteriore attività di progettazione, ha bisogno di ulteriori competenze. Quindi questo è un servizio che una volta partito deve implementarsi in termini di ulteriori risorse professionali man mano che si acquisiscono altri finanziamenti e man mano vengono approvati diversi progetti. Quindi più progetti e più risorse professionali. L'Agenzia delle Entrate rimarrà a Fano, l'accordo è stato firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate delle Marche Carmelo Rau e dalla società che amministra gli immobili della diocesi di Fano. Il contratto di locazione siglato alla presenza del vescovo di Fano Armando Trasarti ha una durata di 6 anni e consentirà all'Agenzia delle Entrate di erogare tutti i servizi attualmente forniti ai contribuenti nella sede di via Fanella 93. La soluzione raggiunta in attesa che si rendano disponibili gli spazi previsti nell'ex caserma Paolini rappresenta il punto di equilibrio più alto, secondo il direttore Rau. Anche il vescovo Trasarti ha espresso grande soddisfazione per un risultato che premia la buona volontà delle parti, il cui interesse era quello di non penalizzare un territorio importante per le Marche come quello fanese. Cambio di sede invece per gli alberghi consorziati che si trasferiscono in via Battisti. Abbiamo fatto il trasferimento di questo ufficio per unire pubblico e privato, per avere un volano molto importante sulla promozione e naturalmente l'indirizzo turistico di questa città. Io penso che è una chiave vincente avere questa possibilità di interagire tra tutti i comuni dell'entroterra, il comune di Fano che è stato il nostro capofila e naturalmente anche i produttori che abbiamo allestito tantissime vetrine con i loro prodotti per portare avanti un discorso del turismo sempre ampio e più possibile e più naturalmente piacevole ai nostri turisti. C'è un presepe
a Fano, che ogni anno richiama davvero migliaia di visitatori, stiamo parlando del presepe di San Marco che sabato scorso è stato inaugurato e ha ricevuto la benedizione del Vescovo. La storia della salvezza in 50 scene o diorami disposti su 350 metri quadrati che con 500 statue oltre alle 200 scene dipinte ripercorre con episodi dal Nuovo ed Antico Testamento tutta la vita di Cristo. È il presepe di San Marco, il più bello del centro Italia tra i meccanizzati, che ogni anno accoglie nelle settecentesche cantine di Palazzo Fabri a Fano migliaia e migliaia di visitatori e troupe televisive nazionali per ammirare questo gioiellino, orgoglio di Don Marco e dei suoi collaboratori, artisti ed artigiani, che con passione ed edizione lo allestiscono ed ogni anno lo arricchiscono anche di nuovi diorami. Anche quest'anno l'apertura ufficiale alla presenza del Vescovo e delle autorità civili presentate due nuove raffigurazioni. Che sono appunto la Resurrezione del Signore, una scena che abbiamo curato molto, perché è il centro un po' di tutto il messaggio cristiano, no? E oltre che curarla, diciamo, nella realizzazione, su tre piani diversi, abbiamo cercato anche di cogliere il significato e il senso dell'evento, no? Appunto inserendolo in quello che è la nostra realtà, cioè Cristo è nato per noi ed è risorto ed è in mezzo a noi, no? E allora ecco, quella rappresentazione al tempo stesso plastica del campanile di San Paterniano e dietro quella pittorica di Monte Giove sta a dare proprio questa idea di fondo, in mezzo a noi, nato, crocifisso, morto, risorto e presente. Davvero straordinario. Molti bambini hanno scritto una letterina al sindaco Babbo Natale. E che cosa hanno scritto? Che cosa hanno chiesto al sindaco? Hanno chiesto piste ciclabili, hanno chiesto parchi per giocare, una grande piscina, una città più colorata, pulita e senza inquinamento. Sono questi, infatti, alcuni tra i desideri e i sogni che i bambini hanno espresso ad un Babbo Natale del tutto particolare che li attendeva nella casetta di legno allestita per l'occasione in via Garibaldi. Un Babbo Natale sindaco, dicevamo, sotto i panni rossi e la barba bianca, c'era appunto Massimo Seri che ha accolto questi bambini domenica pomeriggio e si sono presentati davanti alla casetta armati delle loro letterine dove avevano scritto appunto e disegnato le idee per Fano, così come aveva chiesto il sindaco nei giorni scorsi. Ragazzi un po' più grandi invece, ragazzi un po' più grandi sono quelli dell'istituto del Polo 3, istituto scolastico, che nei giardini di Piazza Miani hanno allestito una struttura per presentare le loro iniziative. I ragazzi del Polo 3 di Fano vogliono durante le feste natalizie essere anche un polo d'attrazione. In tre gazebo allestiti nei giardini di fronte alla Memoteca Montanari, chi andrà a trovarli durante queste feste natalizie troverà, oltre alle robotiche realizzazioni degli studenti del Volta e alla navigazione simulata di quelli dell'Archimede, stupiranno con effetti speciali di videomapping su cubi interattivi studiati e realizzati da loro, collocati in una struttura apposita, i ragazzi del corso di grafica della Seneca. Ecco, qui appunto in questi stand possiamo vedere ciò che i nostri ragazzi, specificità diciamo delle anime del nostro polo, dei diversi istituti del nostro polo. Ecco, e naturalmente sono iniziative queste che permettono anche di accrescere quello che è il senso di appartenenza ad una città. Per studenti che appunto vivono all'interno della città, che crescono e che anche
sperimentano in un certo senso anche le prime forme, no, esperienze di lavoro, che per noi, diciamo, per il nostro curriculum didattico ha sempre un significato importante, e quindi cerchiamo sempre di curare, insomma, con professionalità. Un'occasione unica per i ragazzi e la città per aprirsi e far conoscere le potenzialità dell'istituto che hanno scelto per la loro formazione. Bella iniziativa di queste scuole che hanno voluto mostrare quello che fanno, sono settori anche nuovi di ricerca, e quindi interagire con la gente che magari con una passeggiata si ferma un attimo in questi gazebo che con qualche sforzo i ragazzi hanno organizzato in temperature non semplicissime questi giorni, però mette in luce anche la volontà dei ragazzi e delle scuole di interagire sempre di più con la città, con la società. Sono figure interessanti quelle che emergono, progetti interessanti per un mondo del lavoro che cambia, come abbiamo sentito recentemente anche da Confindustria, i profili professionali devono tutti adeguarsi alle sfide nuove, e quindi mi pare che qui si vada in questa direzione. Come sarà il Capodanno in Piazza 20 Settembre a Fano? Ve lo raccontiamo subito. Le alternative per festeggiare l'ultimo giorno dell'anno sono più o meno le stesse, a meno che non festeggiate a Fano, perché qui è possibile fare tutto insieme e tutto in una sola notte. Dopo una bella cena in famiglia o tra amici, tutti in teatro per uno spettacolo esilarante, poi spuntino di mezzanotte e ci si riversa in piazza per stappare e brindare al nuovo anno con tanta buona musica e tanta gente e il caldo abbraccio di parenti ed amici, e poi sfavillanti fuochi d'artificio senza botti però. Ancora buona musica e poi ancora risate. Che volete di più? Questo è il Capodanno in Piazza 20 Settembre a Fano. Protagonisti San Costanzo Show, Comune e Proloco. Una grande band, loro sono 88 folli, si chiamano, in realtà non sono 88, sono in 6, suonano musica di tutti i cantautori italiani, anche molto dinamici, quindi che fanno anche ballare. A scandire il tempo che ci porterà alla mezzanotte sarà l'albero che quest'anno prende vita e metterà il countdown proprio su Palazzo Bambini. E poi neve artificiale, quindi ci godremo anche questo spettacolo con queste macchine da neve che verranno posizionate nella piazza. Insomma, per tutti coloro che rimangono nella nostra città sarà bello vivere un bel momento insieme e festeggiare l'arrivo del 2017 in Piazza 20 Settembre. Quindi è un momento di stare anche un momento in relax, senza prendere la macchina, senza correre, senza affrettarsi a raggiungere dei posti lontani. Quindi sarà sicuramente una bella serata, e anche questa fa parte dell'evento Natale Più, che poi si concluderà anche con la Befana. Torniamo al Teatro della Fortuna quest'anno per il Capodanno, la mezzanotte degli Oscar è il titolo dello spettacolo, inizio alle ore 22 e poi alle 23:30 pausa, tutti gli spettatori insieme a noi nel foyer a festeggiare e a brindare all'arrivo dell'anno nuovo, e a mezzanotte e mezzo poi si rientra in platea perché faremo ancora un'ora di spettacolo in cui il pubblico sarà coinvolto e parteciperà con noi a gag e divertimento per così per l'anno nuovo, per accogliere con allegria e divertimento il nuovo anno. Ci saranno dediche, richiami, richieste. Sarà dedicata al cinema. Parodie, richiami, citazioni su generi cinematografici. Nella seconda parte invece è più coinvolgimento del pubblico, il cinema non c'è più, ci sarà tutt'altro, perché comunque il pubblico avrà bevuto, avrà mangiato durante la pausa, quindi avrà bisogno un attimo di tirarsi su un po' di non energia. Non è che ha mangiato tipo cenone, ma le lenticchie non ci sta. Lo zampone no. Venite già mangiati, ecco, insomma, questo è il messaggio. Venite come volete venire, basta che venite. Venite come volete venire, basta che veniate. Alle 22, vai, 31 dicembre vi aspettiamo al Teatro della Fortuna. Finite l'anno alla grande, nel migliore dei modi, e iniziate ancora meglio. Vendite al botteghino. Sì, del Teatro della Fortuna. Ore 22, 31 dicembre, la mezzanotte degli Oscar. San Costanzo Show, vi aspettiamo. Ciao. Bene, adesso invece, come ogni lunedì, l'appuntamento è per lo sport. In studio c'è Matteo Del Vecchio.
Grazie Marco, buonasera a te e agli amici sportivi di Fano TV. È con un pareggio che termina il girone d'andata l'Alma Juventus nel campionato di Lega Pro. Un pareggio giunto al termine di una settimana travagliata, iniziata con le dichiarazioni del presidente Gabellini, che ha annunciato un suo disimpegno a fine stagione. Che le parole del patron avrebbero provocato una scossa all'ambiente era inevitabile, e il pareggio di ieri, per quanto releghi l'Alma in fondo alla classifica, è frutto di una reazione da parte della squadra, scesa al mercante di Bassano con la voglia di portare a casa punti. A trovare la via della rete per primi sono i padroni di casa al 31esimo, con Minesso che infila una punizione magistrale che non lascia scampo ad Andrenacci. Un'esecuzione perfetta la sua, così come quella del fanese Gabbianelli qualche minuto prima, che però si stampa sulla traversa. Si va al riposo col Bassano in vantaggio, ma quella che scende in campo nella ripresa è un'Alma tutt'altro che arrendevole, e dopo vari tentativi di Gucci, Gabbianelli e Zullo, a trovare il gol del pari è il neo entrato Masini, che all'83esimo insacca sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gioia dei Granata, per quello che comunque è un ottimo risultato, è frenata dal Forlì, che vincendo sul campo dell'Ancona fa scivolare il Fano all'ultimo posto della graduatoria, in compagnia del Mantova, a meno 1 dai forlivesi e dal Modena, e a meno 5 dalla quota salvezza. Nonostante l'incoraggiante prova di ieri, è comunque inevitabile cambiare passo nel girone di ritorno, che prenderà il via domenica prossima con la sfida interna col Sud Tirol. Poi, dopo la trasferta di Sant'Arcangelo del 30 dicembre, ci si tufferà nel mercato, con la speranza che il DS Menegatti riesca a trovare quegli elementi capaci di far fare all'Alma il salto di qualità. E chi ha fatto il salto di qualità invece è il Flaminia nel campionato nazionale di calcio a 5 femminile. Con il pareggio per 2-2 ottenuto ieri sul campo del Decima Sport di San Giovanni in Persiceto, infatti, le ragazze allenate da Alessandro Imbriani perdono il primato, ma conquistano l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia, che si disputerà a marzo, traguardo mai raggiunto dalla società del presidente Grandicelli. In gol per le biancoazzurre Claudia Giovannelli e Maddalena Fatica, con le padrone di casa abili a trovare il pari a pochi minuti dal termine. E ultimi secondi fatali anche per l'Alma Juventus, che nel campionato di Serie B subisce il gol del 4-3 dal Todi a fil di sirena. Sconfitta senza attenuanti invece per l'Eta Beta, che dopo tre vittorie consecutive perde in casa per 7-1 ad opera dell'Angelana. Una partita la cui disputa è stata incerta sino all'ultimo minuto a causa dei vistosi problemi all'impianto comunale del circolo tennis, problemi ai quali i dirigenti fanesi, è proprio il caso di dirlo, hanno messo una pezza in extremis. E chi cercherà in extremis di salvare la propria stagione è anche il Fano Rugby, che con la sconfitta di ieri perde il secondo posto in classifica. Penultima giornata per quanto riguarda la prima fase del campionato di C1 e fanesi sconfitti in casa dal San Benedetto per 17-6. Una sconfitta che fa scivolare i ragazzi di Franco Tonelli al terzo posto. E ora, per accedere ai play-off promozione, è d'obbligo vincere il prossimo 15 gennaio a Gubbio e sperare che il Gran Sasso, attualmente a pari punti col Fano, non faccia altrettanto sul campo dello stesso San Benedetto. E il periodo di sconfitte del rugby fa il paio con quello delle squadre locali impegnate nei campionati di Serie C di volley. In campo femminile, l'APAV Calcinelli Lucrezia colleziona la nona sconfitta di stagione. Per le ragazze di Fammelume nessuna reazione nemmeno questo sabato sul campo dell'Esino Volley e sconfitta netta per 3-1, che conferma le arancionere in fondo alla classifica. Un punto invece per la Virtus in campo maschile, che perde 3-2 in trasferta contro la Montesi Pesaro. È stato invece un successo sotto tutti i punti di vista il quarto raduno under dell'Adriatico andato in scena ieri alla nuova Beach House. Nella struttura di Viale Romagna a Fano si sono ritrovati ieri oltre 150 ragazzi dai 10 ai 18 anni, provenienti dalle migliori scuole di beach tennis d'Italia. Oltre a quelli fanesi e pesaresi, hanno preso parte all'evento piccoli beach tennisti di Marche, Toscana ed Emilia-Romagna, che hanno dato vita ad oltre 100 partite per un totale di circa 12 ore di gioco. E dal successo del beach tennis passiamo a quello del nuoto con la maratona di Telethon. Per la manifestazione benefica organizzata dalla SD Fano un Fortuna e Nuoto alla piscina Dini Salvalai, sono entrate in vasca ben 300 persone per un totale di 500.000 bracciate. Oltre al sindaco Massimo Seri e ad altri esponenti politici ed istituzionali, ha nuotato anche il campione del mondo Simone Ruffini. E chiudiamo la pagina sportiva di questa sera facendo i complimenti a Gherardo Tecchi, un nostro concittadino che nei giorni scorsi è stato eletto presidente della Federazione Italiana Ginnastica. Tecchi, da anni in prima linea per lo sviluppo di questa disciplina, è già vincitore del premio Fair Play Panathlon alla carriera, ha superato un altro candidato eccellente alla carica di presidente, l'ex campione olimpionico e mondiale Iuri Checchi.
E questa di ginnastica era l'ultima notizia per quanto riguarda il 2016. Lunedì prossimo, infatti, giorno di Santo Stefano, non andremo in onda. Voi continuate comunque ad inviarci le vostre segnalazioni, i vostri video all'indirizzo che ormai conoscete bene, che è sport@fanotv.it. Da parte mia e da parte della redazione sportiva è tutto. L'augurio a tutti voi di una buona serata e di buone feste. Bene, grazie a Matteo Del Vecchio. E questa sera su Fano TV alle 22 dal Vaticano un strepitoso concerto di Claudio Baglioni, Avrai, che servirà per raccogliere fondi per aiutare le popolazioni terremotate. Avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. Avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai, avrai, avrai il tuo tempo per andar lontano. Camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. E avrai, avrai, avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non avere amato mai abbastanza, se amore, amore avrai. Ma l'idea nasce su un proponimento, su una proposta di Papa Francesco, e casualmente corrisponde anche al giorno del suo 80° compleanno. Papa Francesco ha aperto l'anno del Giubileo della Misericordia a Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana, e visitando l'ospedale ha trovato questa struttura in condizioni piuttosto critiche, e lì era poi con il comandante Gianni, il capo della gendarmeria, e attraverso, diciamo, questi racconti io sono stato interessato al fatto che ci potesse essere un progetto che andava poi come destinazione finale alla raccolta di fondi che fossero utili al ripristino e alla sistemazione di alcune strutture di questo ospedale. In seguito si è verificato purtroppo in Italia anche il sisma nelle zone del centro Italia, all'inizio nella Valle del Tronto e poi nella Val Nerina, e allora si è pensato che fosse anche un segnale simbolico ma anche fattivo quello di poter trasferire una parte di queste somme a un'opera che poi si completerà per un oratorio di Norcia. Ci saranno insieme a me 150 musicisti, una grande orchestra sinfonica, un grande coro lirico, i miei musicisti e coristi che solitamente mi accompagnano nei miei concerti più tradizionali, e tutti insieme con le letture, con le canzoni e con alcune testimonianze che saranno date da personaggi del mondo, diciamo, civile, ecco, cercheremo di costruire questo concerto che avrai e che ci auguriamo sia e continui e possa essere magari anche un appuntamento magari per i prossimi anni. Insomma, questo è un primo esperimento e già sentiamo un po' tutti, insomma, la responsabilità e l'emozione, però è un grande privilegio e un grande onore essere qui. Sì, i titoli d'ingresso sono stati presi tutti quanti, quindi diciamo che è completata tutta la sala, e siamo tra l'altro fieri perché siamo già in grado di poter consegnare una cifra molto importante, che è pari a 500.000 euro, a 500.000 euro, però contiamo di poter aumentare, diciamo, questa somma attraverso un numero solidale, facendo il quale, mandando un sms, il 45523, sia da portatili che da rete fissa, ecco, si possono donare 2 euro o 5-10 euro da rete fissa. Abbiamo anche stabilito una sorta di gesto che faremo probabilmente, anzi sicuramente, anche durante il concerto un po' tutti. Io sono abituato
da sempre, insomma, alla fine dei miei concerti, di ringraziare il pubblico, oltre che attraverso un grazie, attraverso un gesto, insomma, che è come toccarsi il cuore, sentirlo e volerlo anche regalare in qualche modo, quindi essere grati e cercare di restituire questa gratitudine. Quindi chiederemo di fare, ecco, proprio attraverso questo gesto, ogni volta una donazione ulteriore, perché tutte le somme che possono arrivare saranno utili a questo scopo. Il telegiornale è finito. Grazie per averci seguito. A domani.